2018, a Natale 2018, qui ci metto un po' di
missioni secondarie che ti potranno dare IP, soldi e armi che serviranno molto. E poi le classiche missioni principali, che sono quelle della storia. Devo dire che è un gioco molto lungo, molto molto. Non voglio sbagliarmi, ma dovrebbe durare in tutto. Poi ovviamente non puoi contare le morti che fai nel corso del gioco, le varie perdite, perché poi, come vi ho detto, ci sono molte modalità per la fine del gioco. In questo caso il
lo spazio, quindi non è brutto come videogioco, è molto consigliato, ma più che altro è consigliata la modalità multigiocatore. Ci sono varie modalità, per esempio la modalità infezione, dove ci sono, se una macchina ti raggiunge tu diventi infetto e quindi vai a infettare gli altri, se non ti raggiunge devi resistere finché scade il tempo. Oppure la modalità zombie, dove ci sono varie mappe in cui quella inclusa è un parco divertimenti. Call of Duty non come gli altri, però non da declassare. Infine abbiamo Ghost Recon, questo è 2017 il gioco, anche questo è un bellissimo gioco, l'ho lasciato però in fondo alla lista perché non è quello che mi ha, non mi ha trattenuto molto. È un gioco Tom Clancy's. Ghost Recon, vi lascio, spero che questo video